sapori e colori. Sarà un'edizione da ricordare, quella del Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello di Fossombrone, che quest'anno compie 40 anni. Un traguardo importante che verrà festeggiato con un'offerta quanto mai ricca di eventi e di collaborazioni. Le date da puntare sul calendario sono quelle dei due fine settimana del 16-17 e del 23-24 marzo, quando Corso Garibaldi si animerà con i numerosi stand distribuiti lungo tutto il percorso e dedicati ai due alfieri dell'enogastronomia forsembronese. Tutta la città sarà mobilitata in 4 giorni, 2 fine settimana, all'insegna della qualità, all'insegna della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, a partire proprio dal tartufo bianchetto e dal vino bianchello, oltre ai vini della Valle del Metauro. Partiremo con il taglio del nastro sabato 16 marzo alle ore 16 con la banda musicale Città di Fossombrone, per proseguire con tutta una serie di ricchissime iniziative, a partire da quelle più legate proprio alla cucina, quindi cooking show con tantissimi chef. Saranno 2 cooking show per ogni pomeriggio dell'iniziativa, 4 chef stellati del nostro territorio, collaborazioni con associazioni come il CAI, che curerà alcune camminate. Novità di quest'anno è una camminata che si svolgerà proprio sabato 16 mattina, camminata enogastronomica. Chi parteciperà avrà la possibilità appunto di vedere le bellezze di Fossombrone, ma anche di assaggiare appunto delle tipicità. Collaborazioni anche con le associazioni sportive, le scuole e i ristoranti. Grande attesa poi per il format Il Bianchello incontra la grande cucina. La cucina è importante perché sintetizza i prodotti di un territorio. Infatti l'abbiamo chiamata Mare Monti, no? È il motivo per cui c'è Moreno Cedroni e farà un piatto di pesce, c'è Enrico Recanati, Andreina, che farà un piatto di caccia, c'è Davide Di Fabio della Gioconda di Gabicciamonte, anche lui con pesce variata alle verdure e quindi ovviamente sempre il tartufo, e abbiamo Stefano Ciotti che è da Pesaro, altri chef come Daniele Patti, come Francesco di Posta Vecchia, insomma anche giovani che sono presenti per apprendere dai maestri, no, non per essere di contorno, perché deve essere una sorta di academy dove si lavora, si collabora insieme e ci si tiene per mano. Ma il festival non sarà solo buon cibo e buon vino. In programma ci sono tante iniziative collaterali, come gli appuntamenti musicali, corse, pedalate, convegni, mostre, presentazioni di libri e la possibilità di visitare i musei cittadini grazie allo IAT. Non può mancare il sostegno del comune. Penso che raggiungere un traguardo dei 40 anni è un bel traguardo, la dice lunga su questo tipo di evento che è sentito per... Dopo 40 anni farlo con lo stesso entusiasmo, anzi implementando l'entusiasmo, ovviamente è un qualcosa che evidenzia l'importanza di questo evento. Cercheremo di dare il meglio di noi stessi in questa manifestazione, proprio dovuto anche a questo importante traguardo, coinvolgendo in primis anche dei cuochi che appartengono, diciamo così, alla nostra comunità allargata, ai quali chiediamo di contaminarci con le loro bravure, di far sì che tutti i nostri visitatori possano vedere questi grandi professionisti che con loro dedizione e il loro impegno riescono a renderci orgogliosi di essere nelle Marche.